Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù, ti amo con la tua volontà. Vieni, divina volontà, a pregare in me e poi offri questa preghiera a te come mia per soddisfare le preghiere di tutti, per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Mia divina Maria, ti amo nella divina volontà. Regina Immacolata, celeste Madre mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi nelle tue braccia, per chiederti con sospiri più ardenti che mi ammetta a vivere nel regno della divina volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, mettimi a vivere in esso affinché non sia più deserto, ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino. Stretto alla tua mano materna, guidare tutto l'essere mio, perché faccia vita perenne nella divina volontà. Tu mi farai da mamma e come mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà affinché me la scambi con la divina volontà e così possa essere stare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Dal Libro di Cielo, volume 2, capitoli 8, 9 e 10. 31 marzo 1899. Questa mattina il mio adorabile Gesù si faceva vedere crocifisso e dopo avermi comunicato le sue pene mi ha detto: molte sono le piaghe che mi fecero soffrire nella mia passione, ma una fu la croce. Ciò significa che molte sono le strade con cui attiro le anime alla perfezione, ma uno è il cielo, in cui queste anime devono unirsi, sicché sbagliato quel cielo non c'è alcun altro che possa renderle beate per sempre. Poi ha soggiunto: guarda un poco, una è la croce, ma di vari legni fu formata la croce. Ciò vuol dire che uno è il cielo, ma vari posti che questo cielo contiene, più o meno gloriosi, ed a misura delle sofferenze sofferte quaggiù, più o meno pesanti, saranno distribuiti i posti. Oh, se tutti conoscessero la preziosità del patire, farebbero a gara a chi più volesse patire. Ma questa scienza dal mondo non viene conosciuta, perciò aborriscono ciò che può renderli più ricchi in eterno. Dopo aver passati parecchi giorni di privazione e di lacrime, io mi trovavo tutta confusa ed annientata in me stessa. Nel mio interno andavo dicendo continuamente: dimmi, oh mio bene, perché ti sei da me allontanato?
Siamo ad aprile 1899, senza data. Dove ti ho offeso? Che non ti farai più, che non ti fai più vedere, e se ti mostri è quasi adombrato in silenzio. Deh, non farmi più aspettare, che il mio cuore non ne può più. Finalmente Gesù si è mostrato un po' più chiaro e, vedendomi così annientata, mi ha detto: se tu sapessi quanto mi piace l'umiltà. L'umiltà è la pianta più piccola che si potesse trovare, ma i suoi rami sono così alti che giungono fino al cielo, serpeggiano intorno al mio trono e penetrano fin dentro il mio cuore. La piccola pianta è l'umiltà. I rami che somministra questa pianta è la confidenza, sicché non si può dare vera umiltà senza confidenza. L'umiltà senza confidenza è virtù falsa. Dalle parole del mio Gesù si vede che il mio cuore non solo era annientato, ma pure un poco scoraggiato. 5 aprile 1899. L'animo mio continuava nel suo annientamento e con timore di perdere il dolce Gesù, quando in un istante di botto si è fatto vedere e mi ha detto: ti tengo nell'ombra della mia carità. Onde, siccome l'ombra tenebra penetra per ogni dove, con il mio amore ti tiene adombrata dappertutto e in tutto. Di che temi dunque? E come posso io lasciarti mentre ti tengo così inabissata nel mio amore? Mentre Gesù così diceva, io volevo dirgli perché non si faceva vedere secondo il suo solito, ma Gesù subito mi è scomparso e non mi ha dato il tempo di dirgli neppure una parola. Oddio, che pena. Allora, questi brevi capitoli sono brevi da un punto di vista di contenuto, ma ampli e profondi da un punto di vista di sostanza, presentano all'attenzione della nostra meditazione tre piccoli temi. Primo, l'importanza della croce. Secondo, la grandezza dell'umiltà e qualche puntualizzazione sulla vera umiltà. Ed infine l'infinita carità che Gesù nutre, in particolare verso le anime che gli corrispondono e che ricambiano amore con amore, e che, come vedremo, è sempre attiva e operante anche quando l'anima non lo percepisce, sia essa una percezione come era in Luisa straordinaria, quindi attraverso un contatto sensibile, visivo, sia essa una percezione ordinaria, come avviene per noi, che è attraverso la consolazione del fervore o dei diletti o delle gioie interiori. Andiamo con ordine. Il primo punto, bellissime queste immagini che fa Gesù. Allora, uno è la croce e uno è il cielo, il che significa, detto in altri termini, che non si va in cielo senza passare per la croce. Penso che tutti quanti conosciamo, in molti conoscono i vari aneddoti. No, il pellegrino, come si chiama? L'anonimo brasiliano, quello che non voleva la croce, o meglio, che si sentiva abbandonato nei momenti di più grandi sofferenze, vedeva soltanto due orme nel deserto, mentre prima erano quattro, no? E si lamentò con Gesù, dice: ma come, nei momenti più dolorosi mi hai lasciato camminare da solo? E Gesù che gli dice: no, io ti ho portato in braccio. Oppure quell'altro aneddoto che c'ha due varianti, no? Di quello che si lamentava con Dio che la sua croce era troppo pesante, e ci stanno due versioni di questo aneddoto. Primo, che Gesù lo porta al deposito delle croci e gli dice: guarda, sceglitene una che vada bene per te. E questo prova, riprova, 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 tutte queste croci, riprova, riprova, riprova. Alla fine la sceglie e Gesù gli dice: guarda un po', gira un po', guarda un po' che nome c'è stato scritto sopra questa croce. E vede che c'era scritto il nome proprio e dice: guarda che questa è esattamente quella che ti avevo dato e che tu hai detto che non andava bene. Questa è la prima variante. Poi c'è la seconda, che è un po' più drammatica, che praticamente tutte quante queste croci servivano a passare un guado, d'accordo, per le varie anime, e appunto bisognava mettere tra una sponda e l'altra, solo che ognuno aveva il passaggio suo personale, e sta croce a fare da ponte per andare all'altra riva, no? È chiaro che la metafora è il cielo. E uno che si era imbizzarrito, si era ribellato con il nostro Signore, dice: no, non va bene la croce che mi ha dato, me la scelgo io, una scelta un'altra. E quando è arrivato al guado,
Purtroppo la croce era troppo piccola e per cui non arrivava all'altra sponda e non è potuto andare dall'altra parte. Questi sono tutti aneddoti graziosi che però, ecco, non devono essere come presi, ecco, presi con una bella storiella e poi la mettiamo nel dimenticatoio. Perché il discorso sulla croce è un discorso serissimo, d'accordo? San Paolo, nei primi capitoli della lettera ai Corinzi, fa uno show veramente degno del cielo, insomma, parlando della grandezza della croce. Noi predichiamo Cristo e Cristo crocifisso. La croce è scandalo per i giudei, stoltezza per i pagani, ma per noi è sapienza di Dio e giustizia di Dio e fortezza di Dio, tutte quante queste cose, no? Quindi Gesù è tassativo: chi vuol venire dietro di me neghi se stesso, prenda la sua croce ogni giorno e mi segua. Quindi, e la croce significa patimenti, significa sofferenze. Gesù dice: il mondo non conosce questa scienza. Edith Stein, al secolo, ecco, in un monastero, Santa Teresa Benedetta della Croce, ha scritto un testo, tratto che è un po' una summa spirituale delle opere dei grandi mistici carmelitani, che è appunto Scientia Crucis, no? La scienza della croce, che è quanto di più antitetico ci sia rispetto alla sapienza del mondo, perché per il mondo conta mangiare, bere, godersela e divertirsi, cioè allontanare tutte quante le forme di sofferenza fisica, morale, spirituale e di ogni tipo. Ma nella divina volontà, perché questo è il mondo del cielo, non solo che la croce non si allontana, la croce la si ama, la croce la si desidera, la croce la si cerca. I grandi santi che facevano le penitenze volontarie non sono psicopatici o masochisti, come va dicendo, come va cianciando, non dicendo in giro qualcuno che non si vergogna per niente, insomma, no? Di bestemmiare in questo modo, perché sono bestemmie chi va a dire ai santi che sono pazzi, psicopatici e masochisti. Ma sono espressioni di questa scienza crucis che chiaramente è pazzia per il mondo, no? Quando dice scandalo per i giudei, follia per i pagani, San Paolo. Cioè, se una persona ha la mentalità del mondo e tu gli vai a dire io voglio soffrire, ti dice tu sei matto, ti risponde, tu sei fuori di testa. Ecco, ma noi in un certo senso siamo soprannaturalmente fuori di testa. E guardate, qui c'è questo scarto, perché ha voglia a sciacquarci poi la bocca con divina volontà, divina volontà, divina volontà. Divina volontà è pensare come pensa il cielo quando San Pietro va da Gesù e gli dice, dopo l'annuncio della passione, aspetta, aspetta, signore mio, questo non ti accadrà mai, ma stiamo scherzando, flagellato, sputacchiato, crocifisso tu, ma dico, oh. E che cosa gli risponde? Gesù gli risponde abbastanza severamente, va lungi da me, Satana, tu mi sei di scandalo. Cioè tu mi impedisci di fare la divina volontà, vorresti farmi uno sgambetto, perché tu non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini. Cioè niente divina volontà, questa è volontà umana. Allora, anche nel nostro linguaggio, cioè l'umanamente parlava, diceva, c'è quella situazione, poverini, ma stanno soffrendo tanti, eh sì, però poveracci, dico, io ho capito però poveracci. Però noi non possiamo pensare però poveracci, non si può. Perché? È una croce, è una prova terribile, una croce grossa. Allora, è chiaro che è proprio della carità cristiana, come dice San Paolo, piangete con quelli che sono nel pianto, consolare gli afflitti è un'opera di misericordia spirituale, questo non ci piove niente. Però, senza che con questo significherebbe essere tacciati per matti da manicomio e da ricovero, se uno avesse la mente illuminata, gli è capitata quella grande croce, ma beato lui. Io lo capisco che sentendo dice, ma che so ste cose? Se mi dimentico un attimo la fede, come dire, e mi ricalo nella realtà umana di cui sono cosciente, anche se ne voglio prendere le distanze, io lo capisco che una reazione sia di questo genere. Però uno è il cielo. Ma vari posti che questo cielo contiene, e tra l'altro più o meno gloriosi, e a misura delle sofferenze sofferte qua giù, più o meno pesanti, saranno distribuiti i posti. Cioè, tutti i maestri di spirito, e anche alcune apparizioni di santi dopo la morte, dicono che c'è stato soltanto un motivo per cui i santi, se potessero,
vorrebbero tornare sulla terra. È soffrire un po' di più rispetto a quanto hanno sofferto, ivi compresi i martiri straziati e dilaniati dai tormenti, o i santi, insomma, che sono stati fuori là, che hanno, se uno si legge le vite dei santi, le croci e le sofferenze che hanno vissuto fanno veramente spavento per certi aspetti. Cioè, no, io tornerei sulla terra per averne un altro po'. Quindi, allora, questa percezione deve farci, come dire, almeno contare fino a 10 prima di esprimerci sia per le nostre sofferenze, sia per quelle che vediamo in termini umani. Capito? Perché se vogliamo esprimerci in termini umani, per carità, non c'è nessunissimo problema, abbiamo il libero arbitrio, insomma, no? Se uno vuole farlo, lo fa. Però chiudiamo i libri di Luisa e leggiamo altro. Ma non soltanto chiudiamo i libri di Luisa, perché il discorso della croce, come dire, è la quintessenza della divina volontà, no? Perché la divina volontà, nella condizione dell'uomo decaduto, passa sempre attraverso la croce, d'accordo? Sempre. E quindi non chiudiamo soltanto il libro di Luisa, chiudiamo anche il libro, il capitolo Santità, Santità anche comune, d'accordo? Santità anche, come dire, tradizionale, se vogliamo usare questi termini. Lo chiudiamo il libro, perché tutti i santi si sono fatti santi attraverso la croce, nella croce. Lo chiudiamo. Ma chiudendo il libro della croce, chiudiamo anche il libro Paradiso, perché insomma, anche un fedele comune, se non si rassegna almeno alle croci che il nostro Signore gli manda, in Paradiso non ci va, se si ribella o bestemmia. Quindi non possiamo noi frettolosamente archiviare questo discorso, specialmente dinanzi a quello che noi stiamo sentendo e ascoltando. Se tutti conoscessero la preziosità del patire, farebbero a gara chi più volesse patire. Attenzione, le sofferenze non sono solo le sofferenze fisiche, cioè è croce ogni minima forma di sofferenza che ci raggiunge, o in maniera involontaria, cioè che ce la manda il nostro Signore, ce la manda o la permette. E qui sono infinite, capite? Dallo sgarbo che ti fa una creatura, dalla mancanza di considerazione che ti dà, dalla rispostaccia pungente, oppure dalla volgarità che ti dice. Dai piedi che ti pesta, dalle prevaricazioni, dalle ingiustizie, d'accordo? I difetti del prossimo, le avversità, il freddo, il caldo, non so, le maldicenze che ti fanno dietro, le calunnie, i mancati riconoscimenti, ma c'è sta un panorama potenzialmente infinito, i lutti, le persone care, le malattie, i disagi, le perdite di lavoro, cioè, la precarietà economica, cioè. Il capitolo croce, ecco, appunto, la croce è una, ma di vari legni, formata detta croce, no? Quindi sono potenzialmente infiniti. Solo che ci deve essere dentro di noi un cambio, una conversione proprio, d'accordo? Cioè che ciò che il mondo aborrisce, noi lo abbracciamo. Questo è uno dei motivi per cui è importante, agli occhi di Dio, la penitenza volontaria, perché la penitenza volontaria di per sé è meno grande di quella volontaria, perché nella penitenza volontaria c'è la nostra volontà, cioè se io decido oggi faccio digiuno, è un atto di volontà mia, e noi sappiamo che negli atti di volontà propria c'è sempre da preoccuparsi, ecco perché è sempre bene sottometterli all'obbedienza del direttore spirituale, eccetera, eccetera, in modo tale che ci sia un po' meno di nostra volontà. Ecco, però il valore che hanno questi atti, che vanno compiuti sempre con discernimento, con discrezione, sempre sotto guida e sotto consiglio, è che, come dire, sono una presa di posizione, cioè io faccio volontariamente, mi arreco volontariamente una forma di sofferenza, cioè mi metto sotto i piedi la mia natura che naturalmente lo fugge il dolore, come espressione di questa mia scelta divina e soprannaturale di accogliere il messaggio di Gesù sulla croce e di entrare nell'orizzonte della croce, di abbracciare il capitolo croce, che è fondamentale. Passando al secondo punto di meditazione, ecco, per esempio, per una persona che ha visto Gesù e che si è abituata a stare familiarmente con Gesù, la privazione di parecchi giorni, ma altro che croce, cioè, raccontano, insomma, i mistici che sarebbe meglio non averle vissute alcune cose, perché se poi il nostro Signore, ecco, fa le lontananze, ti senti morire, capite?
E questo che chiaramente dovrebbe essere un pochino comprensibile per noi, no? Perché è come se uno cedesse una cosa bellissima, anche se le metafore terrene sono molto, lasciano il tempo che trovano per queste cose così. A un certo punto uno te la toglie, dice tu, ma come era una cosa tanto bella, è chiaro che uno soffre la privazione di una cosa bellissima, no? È una sofferenza, una croce questa qui. Ecco. E Gesù, vedete, rettifica un pochino. Allora, gradisce il fatto che ci si umili, nel senso perché, vedi, Luisa che riceveva le visite di Gesù, non è che riceveva le visite di Gesù, questo mai un santo pensa una cosa di questo genere, perché era la grande santo, perché se lo meritava, d'accordo? Sono comunque dei gesti che provocano nel beneficiario una reazione appunto di umiltà, cioè un po' come Pietro quando fece la pesca miracolosa, no? Allontanati da me che sono un peccatore. Ecco, e quindi, questo è noto insomma nella letteratura geografica, i momenti in cui Gesù mette alla prova un pochino queste anime, sparisce un po', la prima cosa che pensano, e questo è un pensiero gradito al Signore, perché è un pensiero proprio dell'umiltà, è che l'abbiano disgustato in qualcosa. Ecco, però Gesù rettifica questa cosa, dice attenzione, ecco, questo sia unito, questa pianta dell'umiltà che è graditissima al cielo. E guardate, qual è la creatura più umile dell'universo? È la Madonna. E secondo, come dire, i parametri umani, no? Proviamo a pensare, chi è che si sarebbe potuta montare la testa? Mi perdoni, insomma, è chiaro che la Madonna non fa mai una cosa di questo genere, stiamo facendo un discorso ipotetico, no? Ma chi è che si sarebbe potuto montare la testa più di ogni altra creatura? La Madonna. Cioè, non ho capito. Mi appare un angelo, mi dice che divento la madre di Dio, quindi il verbo si fa carne nel mio seno, quindi vuol dire che io sono immacolata e con tutte le grazie e le estasi che aveva in continuazione. Eppure chi è stata la creatura più umile dell'universo, senza peraltro avere la possibilità di umiliarsi per i peccati commessi, perché per i peccati commessi o per le miserie che ci portiamo dietro, no? Perché un figlio di Adamo, ammesso che sia una santa Gemma Galgani, a parte che santa Gemma Galgani pensava di essere una grande peccatrice, anche se confessava solo imperfezioni involontarie, no? Ma un figlio di Adamo, anche se non avesse fatto chissà quale peccato, si può comunque umiliare, perché si vede comunque debole, si vede comunque pieno di passioni, si vede comunque, sente gli stimoli della concupiscenza, se pensa a San Francesco che fu tentato e dovette arrotolarsi nudo in mezzo alla neve, eccetera, no? Quindi c'ha comunque tante cose per cui umiliarsi. La Madonna non aveva niente di tutto questo. La Madonna non aveva né peccato originale, né peccato attuale, né miserie e debolezze della sua umanità da cui, diciamo, trarre in qualche modo fonte di ispirazione per dire davanti a Dio quanto sono piccola e quanto sono indegna davanti a te. Eppure chi era la creatura più umile di tutte? Era Madonna. Perché pur non avendo nulla di queste cose, lei aveva una conoscenza vivissima, profondissima del suo nulla. E quindi dell'essere totalmente graziata da Dio. E quindi certa, cioè, l'umiltà ti spinge ad accogliere quelle grazie, no? Io dico sempre, ho fatto qualche predica, dice, e se la Madonna avesse detto all'Arcangelo Gabriele, no, grazie, io sono indegna di essere la madre di Dio, sarebbe stata umile secondo noi? Assolutamente no. Questa umiltà apparente sarebbe stato un atto, l'atto, ecco, di per se stesso, di una superbia inaudita, perché sarebbe come dire, Dio ha fatto questa scelta, ma ha sbagliato, quindi vado a cercare qualcun altro perché non sono io. Chi può dire una cosa di questo genere all'Altissimo, no? Si è umiliata nel suo nulla e ha detto: Ecce ancilla Domini, ecco la schiava del Signore, letteralmente. Se questo lui vuole, questo si faccia di me. Il grande Fiat Michi, no? Che è stato il Fiat redimente, insomma, una bomba atomica. Quindi l'umiltà accoglie i doni dell'Altissimo. È chiaro che quando l'Altissimo se ne priva, perché l'Altissimo se ne priva anche perché vuole essere priva di queste cose, perché vuole essere desiderato. Ecco. Desiderato anche a nome di tutti coloro che se ne infischiano dell'Altissimo, che lo disprezzano o che gli sono indifferenti. Ecco, quindi un'umiltà grande che sia però unita alla confidenza, al non scoraggiarsi, al non disperare, no? Ecco, perché se anche Gesù ti toglie la percezione sensibile, questo è quello che poi gli dice, nell'ultima parte, lui è sempre con te. Cioè, se ti ha amato così tanto da mostrarsi a te
e da farsi vedere, lui si aspetta che quando non si fa vedere, certo, tu senta la sua mancanza e quindi nella logica, diciamo così, dell'amore soprannaturale, no? Che non è molto dissimile in alcune manifestazioni anche dall'amore umano, tu lo cerchi, lo invochi, ti umili, ti fai piccolo, dici: Signore mio, non è che tu ti sei scusato in qualcosa, insomma, fammelo comprendere, eccetera, eccetera, ma al tempo stesso però eserciti anche questa grande confidenza, cioè colui che ti è stato a fianco e che ti ha così tanto beneficato, non ti può certamente lasciare né abbandonare, no? Quindi è semplicemente una lontananza, sicuramente momentanea, perché sai, il mistico può anche dire: Signore mio, adesso non ti vedo più, tanto il più tardi che succederà, ti rivedrò in paradiso, passerò una vita di languore, ma tanto ti rivedrò con il tuo aiuto, no? Ecco, quindi unendo a questa grandissima umiltà anche una profondissima confidenza. Ecco, quindi in questo orizzonte comprendiamo anche l'ultima parte della meditazione, dove Gesù dice: ti tengo nell'ombra della mia carità. Quindi l'annientamento va bene, però il timore di perdere Gesù non deve essere, come dire, esercitato in maniera disordinata. Quindi le operazioni divine, ecco, noi sappiamo, lasciano sempre nell'anima una profonda quiete e una profonda pace. Quindi quando subentra il turbamento, la paura o cose di questo genere, Dio non c'è più. C'è qualcos'altro o qualcun altro. Quindi ti tengo nell'ombra della mia carità. E siccome l'ombra penetra per ogni dove, con il mio amore ti tieni adombrata dappertutto e in tutto. Di che temi dunque? Ecco, io volevo dirgli perché non si faceva vedere secondo il suo solito. Ecco qui, però, no, vedete, qui si vede anche come anche i mistici sono in cammino, no? O meglio, c'è una logica di amore, no? Dentro questo, e certamente Gesù la gradisce, ma quella logica di amore va sempre temperata, cioè quando si sta in contatto con Dio, questo vale anche per noi che lo viviamo in maniera ordinaria, e non, cioè, non si può dire a Dio: continuiamo a fare quello che abbiamo fatto fino ad oggi, che abbiamo fatto sempre così. Dio fa quello che vuole, Dio si mostra se vuole, quando vuole, come vuole, quanto vuole. Cioè, ho fatto per una settimana delle bellissime comunioni, stavo tanto raccolto, con lacrime di struggimento, tutto quello che uno vuole, insomma. E adesso oggi mi sono sentito un pezzo di ghiaccio, Gesù non è venuto più, e perché non è venuto oggi? Ecco, questo non si può fare, questo qui. Oggi il Signore non ti concede nessuna grazia, e quindi farai il tuo ringraziamento alla comunione con un amore non sensibile, non fervoroso. Certo, magari ti dispiacerà un pochino, ma se questo vuole la divina volontà, se questo non è colpa tua, se tu non hai fatto nulla che potesse disgustare al Signore, che non l'hai, e quindi lui ti lascia momentaneamente in uno stato, diciamo così, di non fervore sensibile, tu l'accetti. Perché la volontà di Dio in questo momento per te vuole questo, così come la volontà di Dio per Luisa voleva che stesse un po' di tempo senza di lui, e non intendeva rispondere alle sue recriminazioni, perché quando voleva dirgli perché non si faceva vedere secondo il suo solito, Gesù è scomparso. Ecco, perché per fargli capire anche attraverso questa sparizione che questa non era una domanda opportuna. Certamente, diciamo, queste dinamiche di amore soprannaturale per noi sono un grande monito, no? Cioè, ma chi lo desidera Gesù? Chi desidera stare con lui? Chi desidera stare ai suoi piedi? Chi desidera amarlo e farsi amare? No? Quando a volte Gesù lamenta attraverso tanti, tanti santi, tanti mistici, non solo Santa Margherita, Maria, che ma anche si trova nelle ore della passione, no?
Dice, quali sono le persone che a volte lo lasciano più solo? Le anime elette, le anime consacrate, no? Quindi, bene. O Divina Maria, concedeci la grazia e la gioia di poter vivere in questa carità divina e rivestici della tua umiltà e soprattutto insegnaci un grande amore alla croce. Un'anima antichamente mariana è un'anima crocifissa e tu, o Santa Vergine Maria, guida sempre i nostri passi sulla via dell'amore alla croce, senza la quale non solo non c'è divina volontà, non c'è santità e non c'è, se non ci sia almeno un minimo grado di accoglienza di essa, nemmeno la possibilità di accedere al paradiso, la cui porta è ed è sempre stata e sempre sarà la Santa Croce. Nella Divina Volontà vi benedico per aiutarvi, vi benedico per difendervi, vi benedico per perdonarvi, vi benedico per liberarvi da ogni male, vi benedico per consolarvi, vi benedico per farvi santi, vi benedico dunque nella Divina Volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Fiat Ave Maria.